Amici di Ciocomo, buongiorno, buongiorno, siamo in diretta qui in città da uno dei distributori assolutamente, come potete vedere in questo momento, già preso d'assalto, perché vi confermiamo domani, mercoledì e giovedì, sciopero di due giorni dei benzinai, uno sciopero molto importante deciso dalla categoria. C'è Daniela Maroni, presidente provinciale e vicepresidente nazionale, e c'è anche Gianmatteo. Gianmatteo, prima di lasciarti andare alla cassa, quelle che sono le motivazioni di questo sciopero? Questo sciopero è fondamentale per la nostra categoria, per la salvaguardia dei nostri punti vendita, dei nostri collaboratori e delle nostre famiglie. È uno sciopero dove noi l'abbiamo voluto fortemente e la nostra, diciamo, collettività come gestori è forte e compatta. Ecco, sarete compatti, Gianmatteo, domani. Serrati, chiusi. Ecco, da questa sera. Da questa sera, chiusura dei punti vendita in base agli orari per ogni gestore, fino al 7 sera, quindi riapriremo l'8 mattina. Quindi giovedì, venerdì mattina si bravissimo. Riapre. Quindi mi raccomando, fate il rifornimento, perché sennò cittadini di Como rimanete a piedi. Ma ecco, noi questo, no, questo è molto importante. Certo, adesso sentiamo certo. Da Daniela le motivazioni. La, quindi Daniela la chiusura sarà importante, quindi sì, sì. Questo è un avviso massiva, anche massiva, tutti chiudiamo, mi raccomando, amici di Ciao Como, chiudiamo tutti i gestori. Perfetto, sentiamo, grazie Gianmatteo. Corre alla cassa, ovviamente, oggi è una giornata di grande lavoro, succede sempre così, no Daniela? Quando certo, si proclama uno sciopero, chiaramente poi tutti corrono a fare il rifornimento. E quindi è confermato lo sciopero? Lo sciopero è confermato, domani mattina ci sarà un gruppo di gestori da tutte le parti d'Italia che saranno e si troveranno a Montecitorio proprio per far sentire la voce della nostra categoria, una categoria che in questo momento chiede diritti e dignità di lavoro. Diritti e dignità di lavoro per il semplice motivo che sul nostro territorio, sul nostro indotto, non ci sono più solo le compagnie petrolifere, ma il 50% della rete ormai è gestito da retisti, che non tutti riescono a mantenere fede ai contratti, agli accordi sindacali, è tutto al ribasso. Ah. Pensate che su 100 euro di carburante, 2 euro lordi sono il guadagno del gestore, lordi, 2 euro. Ecco, quindi questi sono dei dati che in effetti devono far riflettere, no? E, certo. E che sono alla base, direi, delle motivazioni. Allora, 100 euro di carburante, 2 euro per il gestore lordo, il resto 67 euro sono tasse e accise, il restante è l'estrazione, la raffineria, sì, certo, e la l'indotto delle consegne sui punti vendita. Quindi il maggior cliente è il governo. Noi scioperate contro il governo. Noi, non solo. E le compagnie. Non solo. Esatto. Noi scioperiamo contro il governo, che è silente e assolutamente assente, perché c'è stato un incontro anche il 31 ottobre dove non è uscito niente e non hanno fatto niente per bloccare questo sciopero, dove noi che siamo l'ultimo anello della filiera dobbiamo controllare l'illegalità dei prodotti. Abbiamo 100.000 balzelli che sono un costo altissimo per noi. Guardiamo anche solo la fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica abbiamo dovuto acquistare software e hardware. In più tutte le transazioni con le carte di credito per noi sono dei costi altissimi. Certo, sì. Siamo diventati controllore dei controllati. Quindi è veramente una situazione ingestibile, non si sta facendo niente per abbassare i costi delle commissioni, non si sta facendo niente per obbligare le compagnie petrolifere, i retisti a rinnovare gli accordi con un margine dignitoso che non c'è. Pensate che una media di un gestore sono 27,50 euro ogni 1000 litri di prodotto venduto, lordi. Ecco. Andiamo anche a vedere, tra l'altro, scusa Daniela, sì. Qua
sulle pompe, questo siamo qui all'AGIP appunto in Viale Giulio Cesare a Como, di Gian Matteo Ciraulo appunto, con, ecco, questa è la scritta. Non tutti forse lo possono vedere, però direi che è abbastanza evidente, no Matteo? Ecco, avete messo questo avviso che dice chiuso per sciopero. Ecco, è molto importante che la gente lo sappia, perché poi c'è il rischio che possano rimanere. Abbiamo anche un altro problema, proprio quello dell'illegalità del prodotto, perché dai confini passano dei camion cisterna dove dichiarano olio lubrificante che non paga l'accisa, però poi all'interno di questi camion c'è carburante. E quindi ci saranno persone compiacenti che lo scaricano e danno dei prezzi molto bassi. Voi dovete stare anche molto attenti per quello che riguarda i prezzi di vendita, perché non si può vendere sotto costo. Noi abbiamo un prezzo consigliato, ecco, ma che di fatto c'è un costo più basso del bisogna riflettere però, perché non si anche, può vendere sotto costo. Certo, però chiaramente anche il risparmio uno ci fa caso, ovviamente, però è vero, assolutamente è vero quello sì, che tu dici, però insomma dobbiamo far scoprire tutta l'illegalità che c'è nel nostro settore, ce n'è moltissima. Okay. Perché se voi pensate che 60 euro su 100 euro di carburante, che andiamo, lasciamo libero, certo, ovviamente, se voi pensate che 67 euro su 100 euro di carburante sono tasse, vi viene facile pensare l'illegalità che ci può essere in giro e la tentazione di questo prodotto illegale. Ecco, tra l'altro Daniele ci scrive, scusami Daniele ti interrompo, dice: nelle zone di confine dove c'è lo sconto benzina i prezzi sono maggiori, come mai? Dice Daniele, chiede appunto il nostro telespettatore in questo momento. Io ringrazio Daniele per questa domanda, non sono i gestori che aumentano il prezzo, perché come dicevo prima noi abbiamo un prezzo consigliato ma che di fatto è un prezzo imposto, perché noi non possiamo aumentare niente, anche perché poi se per caso aumentiamo qualche millesimo in più le compagnie petrolifere ci richiamano e fanno delle lettere, che è anche un motivo di risoluzione del contratto. Il prezzo che si trova nelle zone di confine è determinato da un prezzo di differenziale geografico che fanno le compagnie petrolifere. Noi gestori non c'entriamo assolutamente niente. Noi abbiamo lottato, ed io in prima persona ho lottato per poter avere la carta sconto benzina, che è sicuramente ossigeno per i cittadini, perché è l'unica legge che si riesce a risparmiare nell'immediatezza. Okay, quindi anche questo è molto importante. Abbiamo sentito quindi le giuste, direi, proteine. Siamo voluti venire qui al cioè sul campo, Daniela, per sentire anche Gian Matteo. Sì. Che è uno dei tanti, purtroppo, è no? un mio vice, e tra l'altro, esatto, sì, però l'ho voluto io nel mio consiglio. Tocca con mano quello che è la difficoltà di questa categoria, come tutti noi gestori. Sì, e sì, io rimando un appello a tutti affinché tutti siano corretti nel dichiarare e mantenere lo sciopero di queste due giornate. Perché è l'unico strumento che noi abbiamo per farci sentire, per farci ascoltare e per capire dove può andare questa categoria, perché altrimenti è una categoria che è al salasso, non abbiamo più dignità, non abbiamo più economicità, e quindi noi invece siamo una categoria che è sul territorio, è sempre a disposizione dei cittadini, è capillare su tutto, in tutta Italia, e quindi dovete capire, e io ringrazio voi di Ciao Como che ci avete dato l'opportunità di poter parlare con i consumatori e con i nostri cittadini per capire la motivazione, anche per loro sarà un grande disagio, assolutamente, perché sì. Non dobbiamo dimenticare che, come per la nostra categoria, bloccare due giorni uno perde il giro
tra il venduto e il pagamento, e anche per i cittadini sicuramente creiamo dei problemi, perché a volte in un momento difficile dove le persone stanno attento a quello che hanno nel borsellino, sì, dover, certo, fare il rifornimento, esatto, per due per giorni, due giorni devono anticipare nel serbatoio, certo, magari un importo che non era abitudine poterlo direi fare. Direi possiamo chiudere con Gian Matteo, grazie, perché Daniela hai toccato tutto quello che c'è, ma lo potremo fare ancora, perché voglio dire, credo che non si esaurisce, certo, allo sciopero. Allora Gian Matteo, vediamo che oggi, ecco, il consiglio l'abbiamo già detto prima, ma lo ripetiamo in chiusura. Ecco, volevo aggiungere, prego, che anche le autostrade sono chiuse. Ah, ecco, brava, brava. E sono tutte le, e tutte e tre le sigle, quindi c'è Confcommercio, Confesercenti e Fegica. Quindi siete uniti? Uniti tutti, tutte le maggiori associazioni del nostro settore ed anche le autostrade. Ecco, quindi autostrade e tutti gli impianti, Gian Matteo, quindi il consiglio è, oggi ci saranno anche delle code. Rifornimento, perché siamo tutti uniti a questa serrata veramente importante. E chi non chiude, peggio per lui. Ecco, ci sarà questo rischio, c'è questo rischio. Ma come rischio. Sempre, anche, grazie, perché è molto facile voler tenere aperto per captare quei cittadini, esatto, che non hanno fatto non, il esatto, carburante, ma sicuramente non hanno un grande valore per la nostra categoria, per il semplice motivo che lottare bisogna essere uniti e non far lottare gli altri ed ottenere i benefici quando gli altri hanno scioperato, perché per tutti noi il problema di non incassare delle giornate, di dover pagare dei dipendenti, è un ulteriore costo, ma siccome è l'unico modo per far sentire la nostra voce, chiedo a tutti l'unità per poter essere veramente una categoria che ha un peso, e anche il governo capisce che, essendo tutti uniti, se fossimo veramente tutti uniti mettiamo in ginocchio, certo, l'Italia, perché se decidiamo di chiudere rischio, sì, una settimana, voglio vedere se il governo non ci dà ascolto. Assolutamente. Grazie. Daniela, grazie a te per questo accorato e appassionato intervento, che poi racchiude quelli che sono i problemi della vostra categoria. Ti saluta anche Alma Cortiporro, che dice brava Daniela. Daniela, grazie. Grazie a te. Allora ricordiamo, amici, mi raccomando, dalla mezzanotte, o meglio dalla chiusura delle pompe questa sera, chiudiamo, diciamo, questa sera 19:30, così chiudono per due giorni i benzinai, quindi attenzione, fate attenzione, rischiate se no di restare a piedi senza la benzina. E state attenti ai prezzi del carburante, perché c'è tanta benzina, tanto prodotto illegale. Grazie Daniela, buongiorno.